Cittadella che è ancora in piedi, la corsa dell'Empoli verso il primo posto solidario è leggermente stoppata, solo un punto per gli uomini di Dionisi che lascia un po' l'amaro in bocca, città che paga ancora una volta forse l'inesperienza di Luca Maniero in alcune situazioni e che è riuscita a prendere un punto importantissimo. Prima il Città passa in vantaggio però con Amedeo Benedetti che sicuramente ha fatto punizioni migliori di questa di oggi, ma che con una traiettoria molto fortunosa riesce a beffare Brignoli che guarda il pallone per tutto il tempo. Poi però c'è la reazione degli uomini dell'Empoli, prima Mancuso su un rigore causato di Branca sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova l'1-1 e poi sempre Mancuso serve l'assist per Marco Olivieri al secondo gol consecutivo con la maglia dell'Empoli, prodotto tra l'altro dalle giovanili dell'Empoli, poi è andato alla Juve in primavera, adesso è in prestito. Se non sbaglio, Olivieri segna un gol fantastico da fuori area. La partita sembra quasi finita perché l'Empoli comunque attacca il Cittadella, sì, si difende con ordine, ma non riesce ad avere quel guizzo in più per trovare il pari fino a quando non arriva l'esplosione di Camillo Tavernelli che da una parte all'altra, l'azione inizia da sinistra, poi finisce a destra, poi una finta, non mi ricordo di chi, comunque un giocatore del Cittadella perde l'equilibrio, cade, lascia il pallone sui piedi di Gargiulo, il neo entrato la deve solo tirare con forza e segnare il 2-2 agli ultimi minuti. Poi succederà una cosa verso il fischio finale, un fallo veramente abbastanza brutto, ci sarà anche una mezza rissa, poi una traversa che poteva dire tanto, alla fine espulso Romagnoli per un fallo che comunque ci stava. Detto ciò, Città che prende un punto più per il morale che per altro, rimane attaccata comunque in zona playoff, e detto ciò l'Empoli rimane ancora prima, quindi un pareggio che secondo me lascia un po' di amaro in bocca a tutte e due, però possono essere contente. Sicuramente ci sono tante note positive per il Città, anche qualcosa su cui lavorare. Sicuramente Maniero e Cassandro oggi potevano fare qualcosa in più, qui si sono visti i limiti di un Maniero, l'anno scorso era il vice di Paleari che adesso è al Genoa, e per quanto riguarda invece l'Empoli, As secondo me è una mezzala un po' troppo fallosa, non riesce a dare troppa fluidità, ma per il resto l'Empoli è una squadra molto forte, molto giovane, lì davanti la squadra gira per Dionisi, la difesa comunque è molto solida e forse uno degli organici più forti di questa Serie B. Il Città sta come ogni anno facendo rispolverare un sacco di giovani e non dalla Serie C. Uno su tutti, Camillo Tavernelli, veramente un giocatore fenomenale, preso dalla Carrarese mi sembra, comunque dalla Serie C, quindi scusate, mea culpa, ma non mi ricordo adesso in questo momento. Comunque Tavernelli, grande ala, classe 1997, secondo me potrebbe essere uno dei protagonisti di questo Cittadella nel proseguo di questo campionato. Detto ciò, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando commentate e iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo post partita, bella!